Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu, quasi di soppiatto, arriviamo a Monaco, non ci avevo pensato la volta scorsa che ci stava aspettando alle porte uno dei gran premi più difficoltosi e tediosi, soprattutto per noi in questo momento che abbiamo una Ferrari con il telaio che non va tanto d'accordo con il misto stretto. Infatti, come vedrete dal giro di qualifica, soltanto un buon, in questo caso sesto posto per la Ferrari di Schumacher, nono invece Ricciardo. Oggi sarà difficile mantenere questi 19 punti di vantaggio su Verstappen. Partono tutti davanti a noi, anche Vettel. Si vede che in questo stretto hanno le auto migliori o semplicemente sono più bravi di noi. Da notare Red Bull e Ferrari che, non ci avevamo fatto caso l'altra volta, sono a pari merito nella classifica mondiale proprio dei costruttori. Vi faccio vedere qua la situazione. Mercedes che miracoleggia con Vettel perché è ancora finita sotto. La Ferrari è incredibile situazione. Attenzione ragazzi, guantino tattico da oggi in poi credo per noi, perché in effetti mi sono fatto due conti, due osservazioni. Questo volante è un po' particolare, è un peccato andare a usurarlo con le mani, col sudore e quant'altro, e poi essendo abbastanza artigianale sinceramente è un po' spigoloso, un po' tagliantino, con i guanti è più comodo. Guantini del cazzo, Amazon 10 euro, vediamo come vanno. Hanno un buon grip, sono guantini sportivi da bici e mi permettono finalmente di salvaguardare un po' il volante. Devo fargli una lustratina e poi utilizzarlo sempre con dei guanti, ma anche gli altri alla fine, pure l'Alcantara, un peccato si ingiallisce, stupido io a non far prima questa operazione, ma direi che va bene. Nel frattempo avete visto il giro di Schumacher, sempre davanti a Ricciardo di 3 posizioni, ma oggi la Ferrari qua a Monaco fa veramente fatica. Attenzione perché potrebbero esserci stati dei trasferimenti di così metà, ma neanche un terzo di stagione, e ce li siamo persi. Ad esempio mi sono trovato nelle prove libere una McLaren davanti con Grosjean, non lo so se era già dall'inizio così e non ci avevo mai fatto caso, ma non credo, credo che Grosjean sia passato di recente alla McLaren, eh? Non vorrei dir cavolate ragazzi. Noi passiamo di recente in griglia invece, perché oggi bisogna veramente sudarsela, e non per modo di dire come al solito, ma perché veramente a Ferrari rischiamo di non finirla sta gara con sti muretti. Non è agile, non è agile, capito? Nello stretto è un po' un camion, bisogna lavorare su sto maledetto telaio, che ecco infatti è la cosa che rimane più indietro, almeno se quelle strisce dicono il vero. Niente penalizzati, manteniamo la sesta posizione, parto con pochissima benzina, tanto non ha assolutamente senso. Abbiamo la macchina super carica di aerodinamica perché è l'unico modo per salvarci un attimino. Il rettilineo è cortissimo, siamo lenti, non abbiamo bisogno. L'ERS anche qua non sarà un problema, si potrebbe volendo tenerlo su sorpasso tutta la gara in modo da farlo solamente allungare, anche se pure la settima, dalla settima in poi raramente si vede come marcia. Insomma è una gara veramente particolare ragazzi, la cosa che più è importante è guidare. Andiamo bene. Già la partenza può rappresentare un po' di terrore. Attenzione Schumacher, pronto? Semaforo spento, adesso via. Male il secondo spunto. Direi che riesce però a tenersi la posizione su Gasly. C'era stato un rischio lì. Rimane alle spalle di Charles Leclerc, Schumacher. In queste prime fasi addirittura. Oh, prova a infilarsi su Leclerc, vediamo qua. E questa è un po' una poltrona per due. Arriva prima, arriva col vantaggio Schumacher al tornantino. Furbo, bravo. Bravo davvero. Una partenza decisa. Le prime fasi sono le uniche dove puoi magari sperare in qualcosa. Poi diventa complicatissimo. Bravo Schumacher ad approfittare subito di Carletto il chirichetto. Sensazione è che Schumacher si sia messo in testa di provare ad effettuare qualche sorpasso in pista. Un'idea folle, provare a raggiungere il podio in questa pista partendo sesto, ora quinto, sarebbe un grande risultato. Più passano i giri, se non succede niente diventa piuttosto difficile da raggiungere come obiettivo. Però d'altronde bisogna crederci, altrimenti stavamo a casa.
Questo ha detto Numacher dopo le qualifiche di ieri. Ha detto: se vado lì per partire sesto, rimanere sesto, ma io se sto a casa o arrivo ultimo o mi ritiro o qualcosa, la recupero. È il momento di recuperare anche un po' l'ERS, però a essere proprio sinceri al massimo. E se no così tutta la gara in hot lap non è fattibile, massimo in sorpasso. Vediamo un po' cosa succede. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Ma guarda, non ci servirà mai a nulla. Perfetto, ora possiamo superare tutti nel lungo rettilineo che c'è nella prossima pista. L'unico modo per ottenere un po' di guidabilità era aumentare tutto il carico, quindi dubito che questo DRS adesso possa servirci a qualcosa. In ogni caso, già in altre condizioni, il DRS qua. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. È inutile, dobbiamo solo sperare di fare un buon lavoro nel pit stop. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Grandioso, non neanche guardato più dietro dopo il sorpasso su Leclerc. Non ho idea di dove siano e perché. Ma adesso ho guardato, però è attaccato. Che cazzo dice questo? Cercava di motivarmi e ha sbagliato tutto. Siamo sempre nel culo di Magnus. È impossibile far qualcosa. Mi sembra comunque che Magnussen... Oddio il muro! Non riesco ad andare forte come i tre da podio, eh! Secondo me... un pensiero dobbiamo farlo. Rivolto a Kevin. Anche se ha una Haas che figura in cima alla lista delle auto. A livello di prestazioni, questo non va mai dimenticato. Infatti adesso sta allungando anche noi. Sì, è sparito il segnalatore del DRS. Numacher che quindi lo perde in questo giro, forza. Ok, forte allora, dai. E Leclerc è pericoloso, proverà a riprendersi la posizione col pit stop. Dobbiamo impedirglielo. Ok, il distacco è 1,6 secondi. Vabbè. Non è andata male la nostra prima fase, eh. Allora lì Leclerc si sta pure allontanando. Stiamo andando benino noi. E che Magnussen, boh. O si ferma anche lui, ha fatto quindi due giri prima di fermarsi a pallettoni proprio. Russell è al primo posto. È la miseria. Attenzione, Williams. Williams pompata ovviamente. Box. Madonna, il tisto cosa ha fatto la macchina? Box, sì, box. Cosa posso fare per girare? Ok, vai, niente, vai, intoppi. Forse hanno calcolato che siamo senza sto traffico. Spero! No, non farli passare, muoviti! No, passano per forza. Però vanno talmente via che in effetti il traffico non c'è. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Adesso vediamo con sta gialla, mamma mia, poi di prove le ho fatte nelle libere. Beh, ovviamente meglio che una rossa consumata, quello è certo. Dovremmo girar bene ora, perché
Non era lontanissimo Leclerc e neanche Magnus. Attenzione ai traffici nei pit stop, perché tutti a trenino. Noi non siamo messi proprio male male male. Che cazzo di frenata. Ma la verità è che Ricciardo. Daniel è appena rientrato ai box. Daniel ai box. La verità è che me l'ero persa la frenata per mettere un po' in grassa. Beh, ha rischiato grosso. Avete visto come tende ad andar lunga la macchina? Ti consigliamo di passare al mix 2. Sì, volevo solo far sto giro. Per capire un po' dove capitiamo. Davanti a Ricciardo in questo momento. Ma vabbè, in realtà stessa distanza di prima, quindi manca gente nel mezzo che deve fermarsi. Distacco dall'auto davanti 2,8 secondi. Grosjean, ma non si è fermato. Mamma mia, grande esercizio fisico questa pista. Stiamo raggiungendo, spero che si fermino. Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. C'è qualcosa che non va nei freni. Cazzo, si bloccano ogni curva. Oh, Leclerc? Sa di sì. Yes. E Magnus è in davanti comunque. Tutto invariato. Incredibile la frustrazione di questa gara. Prova il pit stop a renderla un po' più viva, ma niente da fare neanche per lui. Tutti ordinati, regolari e niente scombinamenti. Attenzione però, perché su 20 giri 2-3 fanno la differenza con la gomma di Leclerc, visto che qua è tutto frena e riparti. Siamo un po' riguardati per il finale. Sperando che magari Magnus in un muro lo prenda. Oh, finalmente questa chicane giù dalle piscine fatta bene bene. È la macchina che ti porta ad avere una guida sporca e nervosa, perché va dritta quando imposti la curva. È indecente. Ok, sei nella top 10. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. Com'è possibile che è sotto il secondo? Fermo lì, mamma mia. Non chiude le linee sta balena. Però Leclerc non sembra in grado, eh. Sembra che abbiamo un bel vantaggio su Carletto. Ma comunque in realtà si sta scaricando di benzina la macchina, quindi in effetti la situazione sta migliorando. Ecco perché sono partito con veramente poca benzina, perché ovviamente in questo caso fa davvero la differenza. Non serve a niente fare un pieno incredibile. Mamma. Il distacco dalla vettura davanti è 4,6 secondi. È tutta al limite la guida in sta pista, raga. Non so quando staccare per metterci team radio. Non ci sono parti noiose e brutte da vedere.
Ecco, questo per esempio faceva abbastanza schifo come uscita di curva, ma comunque non vuol dire nulla. Andiamo bene. La Ferrari americana va di più della nostra. È un incubo, non lo vedo più. Il problema vero è che adesso seriamente la gara è un po' noiosa, siamo soli in pista. Siamo soli. Magnussen è andato, Leclerc non ci tiene, come vedete. Non è un problema stargli davanti. La batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Di nuovo super sottosterzo, la gomma già mostra la sua poca voglia di collaborare con la Ferrari in questo tipo di circuito. Però teniamo puntato lì su Leclerc, e sinceramente gli abbiamo fatto praticamente l'unico sorpasso di sta gara. Non voglio che se lo riprenda, non lo voglio affatto. Due giri. Aggiornamento veloce sulle gomme. Da qui sembra tutto a posto. Facci sapere se hai dei problemi. Se vuoi ti faccio sapere se ne hai tu di problemi, perché su quello ne sono convinto. Lungo lì, le cracche sotto. C'è Ricciardo qua dietro. Siamo geograficamente vicini per una volta. Però comunque tre posizioni indietro. Russell è al comando. Ma in testa al mondiale ci siamo noi. Sotto sella di Russell. Dai, c'è l'ultimo giro. Tutto d'un fiato. Però nell'ultimo settore abbiamo di nuovo riguadagnato, quindi sa che questa gara non ha più niente da dire, se non commettiamo fringuellate noi di nostra spontanea volontà. Distacco dall'auto davanti 15,7 puttana, secondi. Ma com'è possibile, ragazzi? Ho perso tantissimo, eh. I primi proprio velocissimi. Questi qua dietro, cioè no, perché alla fine adesso Leclerc si è avvicinato, ma carburante per un solo giro. Non abbiamo mica tappati noi. Ma per niente. Anzi, fatto fatica Leclerc, ha dovuto aspettare che finissimo anche questa gialla per riavvicinarsi, se no perdeva. Guarda qua adesso anche. Bene, dai. Sei all'ultimo giro. Che pirla che sono, pensavo che fosse quello prima. Vabbè, dai. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Eh sì, perché pensavo che fosse finita la gara. 30 secondi dalla Williams, se non dobbiamo lavorare noi. Orgoglioso Numacher, termina la gara con un filo di margine sulle Leclerc per spiegarlo fino in fondo. Quinto, dopo una partenza da sesto, gara tipica di Monte Carlo, non è successo niente tranne il primo giro, bello, un bel sorpasso di Numacher, una bella partenza, pit stop regolare, cosa volete che vi dica? Dobbiamo solo vedere il mondiale, perché quest'uomo Russell raccoglie i frutti di una Williams che cresce tantissimo. Prima vittoria per la Williams, bravo Giorgino. Vediamo chi lo segue sul podio. Ai, Verstappen secondo e Vettel terzo, quindi attenzione, campionato. Allora, forse siamo sempre in testa, perché comunque abbiamo fatto quinto noi. Però Verstappen soprattutto si avvicinerà molto, molto. Attenzione, il vantaggio si riduce a 11 punti. E occhio, perché Ricciardo ha fatto ottavo,
ma forse dietro di noi c'era stata una penalità perché era anche partito ottavo, quindi è rimasto lì. Noi abbiamo guadagnato una posizione, però Gasly è arrivato davanti anche lui a Ricciardo e Verstappen davanti a noi, quindi questo vuol dire che nel computo totale da 102 pari passiamo 126 a 116, 10 punti in più per la Red Bull adesso nel mondiale costruttori. E attenzione, quindi anche da questo capiamo che dobbiamo far molta attenzione a Verstappen e alla Red Bull in generale, perché comunque manteniamo 31 punti su Vettel, ma Verstappen è lì 11, non sono niente. Ragazzi, io vi mando un grande abbraccio, grazie per aver seguito quest'altra impresa di Numaker. Vado a pulire un po' sto volante che da adesso in poi me lo voglio tenere un pochettino da conto. Signori, occhio, giveaway in descrizione, ancora una decina di giorni, 9 giorni forse, scegliete il vostro gioco e provate a vincerlo gratuitamente soltanto con un account di Instant Gaming. Io vi aspetto su Instagram, tutto quanto in descrizione come sempre. Ciao, al prossimo video.